Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Rieccoci qui con The Surge e riprendiamo da dove ci eravamo lasciati l'ultima volta. Happy to help. Grazie. Almeno qua qualcuno ci pensa. Allora, avevamo sbloccato questo shortcut. E da questa parte qui, se non ricordo male, c'era quel nemico più aggressivo che urlava sempre, eccolo lì. E ha due armi, non me ne ero reso conto prima. Vediamo se riusciamo a fargli il backstab. Piano. Merda. Altro che backstab. Vai. Allora, l'abbiamo sconfitto. Abbiamo recuperato anche i nostri vecchi scarti, però, sì. Allora, se non ricordo male, di qua siamo passati. Di là lo shortcut, di qua c'era un oggetto. E qui la fabbrica. Ok, quindi c'era un altro bivio di qua, forse. Di qua forse non siamo andati. Quella porta lì, non mi ricordo, l'abbiamo già aperta. Ah, lì c'è anche un oggetto. Si può raggiungere magari? Ok, ah, forse dall'altro lato. Ma cosa c'è lì? Wow, quello lì ci ha già agghierato. Allora proviamo a scendere perché probabilmente. Ci ha visto qualcuno? No, grande. Forse adesso possiamo aprire questa porta? C'era subito il nemico però. Ah no, era sopra di noi. Cosa succede? È una mappa. Ci sono diverse zone. Non sono ancora riuscito a creare però il pezzo centrale dell'esoscheletro che illumina anche, perché non ho trovato altri pezzi. Ok, quelli secondo me fanno finta e sono in due. Io proverei ad attaccarli subito. Vai. Stacca, non so cosa ma stacca. Recupera. Allora un attimo. Prepariamoci meglio. Ok, il corpo centrale. Però ci ha ferito lo stesso. Vai. Ok, attrezzatura per corpo. Devo cercare di strappare gli altri pezzi centrali perché così magari possiamo. Non posso ancora creare parti centrali. Lì c'è un drone. Vediamo se riesco ad attirarlo qui. O se è una trappola, magari ci sono altri. Wow, pessima idea. Torniamo indietro. Devo cercare di strappare qualche altro pezzo centrale. Ouch.
perché magari con quei pezzi che recuperiamo possiamo creare un testa. Ah, qua no. Possiamo creare finalmente la parte centrale dell'esoscheletro. Anche perché così non si vede niente. Testa, gamba destra. Non a tutti si può strappare la parte centrale, non ce l'hanno tutti. No, non si vede niente. Dunque, torniamo indietro, magari non si vede nulla. Ah, a sto punto devo cercare di farmare quei pezzi, però. Non so, questi qui. Lega di tungsteno. Allora, magari un attimino. Braccio sinistro. No, questi non possiamo staccare. Non hanno il corpo centrale della. Ah sì, corpo, corpo, ce l'ha. Però non gli abbiamo staccato niente. Allora, da questo lato però c'era anche questo bivio qui, e sulla destra non ho esplorato bene. Ci sono queste pozze di veleno. Stay away. Wow. Attenzione. Competenza aumentata, ormai siamo dei professionisti. E di qua. Wow! Non sono sicuro, ma potrebbe essere un super nemico. Quindi magari. Intanto metto al sicuro gli scarti che abbiamo trovato. E magari vediamo se riusciamo a creare il corpo centrale dell'armatura e poter accendere le luci. Vediamo un po'. Alle scarti, direi che li possiamo depositare tutti. Poi, creazione. Ok, è questa. Ci mancavano quei pezzi di armatura e li abbiamo giusti, giusti, 12, perfetto. Costruisci. Ottimo. Praticamente adesso abbiamo tutta l'armatura lince. Vediamo un po'. Eccola qui. Dettagli. Leggerezza e facilità d'uso. Va bene, allora equipaggiamola. No, non possiamo perché richiede 3 punti di energia nucleare. Allora, o togliamo qualcosa oppure proviamo ad aumentare il nostro livello. Ce la facciamo, sì. Ancora uno. Mamma mia, così dovremmo farcela. Perfetto. E possiamo accendere le luci? Oh, finalmente. Che figata. Grande. Ottimo, ottimo. Adesso possiamo esplorare meglio. Dunque, no. Voglio prima vedere se quel mega trattore lì è ostile o no. E se
Sì, sono aumentate anche le nostre difese. Bisogna vedere solo se quest'arma sarà all'altezza, perché è vero che l'ho potenziata un po', ma vediamo di non farci scoprire. Perché poi servono altri pezzi di tungsteno più raffinato, diciamo. Ehi, non c'era un piccolo drone qua? Allora, facciamoci piano piano di qua. Wow! Sì, direi che è ostile. Ah! Wow! Accidenti se è ostile. Allora, vediamo un po' meglio. Intanto qui c'è un oggetto. Scarti... Ah no, erano i nostri scarti tecnologici. Ah! Allora, sembra però che non si possa muovere. Non ne sono sicuro, ovviamente. Però bisogna assolutamente evitare quell'attacco che ha fatto prima. Possiamo attaccare più parti del corpo. Non gli facciamo niente. Qua sì, però. Ouch. Ma qualcosina gli abbiamo fatto, Possiamo attaccare anche questa gru? Eccolo. Qua no, forse di qua. Attenzione. Eccolo. No! Mi ha bloccato. No, adesso no, è cambiato qualcosa. Ouch. No, gli facciamo troppo poco. No. Ah, qua sì. Dai. Qua no. Ouch. Via. È finito. Sì. Ce l'abbiamo fatta. Moneta scintillante. Possiamo darle un attimo un'occhiata o... Sì. Non è un impianto, vero? No? Ah, eccola qui. In agenda. Oggetto missione. Si tratta di una moneta pesante che rappresenta un'incisione rappresentante Iron Mouse. Su entrambi i lati, non può trattarsi solo di un residuo del passato. Non ha altro da lasciarci? Però non sono sicuro, ma non sembrava possibile potergli staccare parti di equipaggiamento.
Però non ho verificato bene, perché comunque stavo cercando di evitare i suoi attacchi. Comunque non si poteva muovere. Quell'attacco lì rotante. Ah, qua c'è qualcosa però. Un altro pezzo di... Eccolo qua. Ah, una... Un fumetto. Quindi sarà pieno di collezionabili comunque da raccogliere. Di qua c'è qualche piccolo segreto. Di là non possiamo andare. Ah, quindi da questo lato c'era soltanto lui. Non c'è altro però, eh. Quindi di qua probabilmente non torneremo più. Ok. Allora, adesso però sono curioso di vedere se respawna anche lui. O è stato soltanto un... diciamo una tantum. Che bello, adesso abbiamo il set completo, possiamo andare anche in quella zona più buia. Depositiamo tutto, va? Ok, poi ci penseremo dopo. Be careful out there. Sono curioso. Allora, era di qua. No, non si ri... non respawna. Ok. Va bene, allora possiamo proseguire... Oh. In quella zona dove eravamo prima, buia, quindi... era di qua, sì. Anche l'altro però. Raccogliamo questo. Corpo centrale. Vai. Ok. Allora era lì dietro. Qua sopra c'è anche un oggetto. Bisogna capire come ci si può arrivare. Vai. Oh, eccoci tornati. Adesso possiamo accendere anche le luci. Ok. C'è una durata però. Oh, molto meglio. Carini anche gli effetti di luce. Allora, ci serve il corpo centrale qua. Ma non... Oh, backstab. Allora. Ok, eravamo arrivati più o meno qua. Di qua è chiuso. Per attivare. Non c'è altro. Noi siamo scesi di là. Sì. Quindi. Direi che l'unica strada possibile è di qua. C'è un drone. Ouch. Ok, dobbiamo finirlo e adesso
Corpo centrale, corpo centrale. Corpo, l'ho visto. Ok. Ah, però siamo stati un po' troppo aggressivi, va bene. Ah, ecco. Corpo, corpo. Corpo l'ho intravisto per un attimo. Ah. No, cavolo. Non ho fatto in tempo. Devo cercare di strappare più pezzi di... È davvero buio, anche con le luci, comunque. Help! Ah, c'è qualcuno. Let me help. Anyone there? Wow, qui! I want to get out! Ma è qua? Hey! Over here! E dove? Vede molto. Non ho capito dov'è questo qui che ci chiede aiuto. Help. Qua dentro. Anyone there? No, probabilmente è chiuso qua dentro. Eh sì. Qua non ci siamo lasciati niente, o sì? No, qua sto tornando indietro, probabilmente, sì. Allora, vediamo anche questa strada a sinistra dove porta. Ah, no, niente. Per il momento è completamente avvelenata questa zona. Non si può girare. Hey, over here. Vieni qui, ma come faccio ad aprire? Niente, dovremmo trovare qualcosa per aprirla. Qua non c'è niente. Di qua? Mucchio di scarti altamente tecnologici. Possiamo utilizzarli dal nostro inventario per ottenerne di nuovi, però non servono per aprire la porta, vero? No. Let me help. Abbia pazienza, buon uomo, qua. Non capisco niente. Mamma mia, qua. Non l'ho assolutamente visto arrivare, mi sono già perso. Eravamo qua, sì. Allora, lì ce n'è un altro. Di qua. Ok, quindi. Sì. Speriamo sia solo uno. Vai, stacca, stacca. No, non ho fatto caso, però se ce n'erano altri. C'è qualcuno? Oh, allora, di qua è chiuso. Qua ce n'è un altro. Oh. No, devo... Ok, non riuscivo a mirarlo. C'è un pannello e quel nemico lì. Solo uno. Dai. Ok, accenderà le luci magari. We have come into possession of evidence that links Ed Nakana, employee number 776910, to the homicides associated with the individual known as the Liberator. All indications point to the fact that he has deliberately tampered with his neural implant, including disabling its GPS function.
Therefore, CreoNet cannot ascertain his whereabouts. While he's at large, he is a serious threat to staff and Creo's image, if this were to get out. We need to take care of this, quickly and quietly. Allora, sinceramente sono intenzionato a... Access denied. Come mai? È solo per il personale di sicurezza, va bene, allora niente. Qui c'era la nota audio. Noi siamo venuti di qua, vero? Sembra di sì. Sto perdendo. Vabbè, allora, qui è chiuso. Di qua possiamo andare, di qua era chiuso? Sì. C'era un ascensore però, eh. Sì. Possiamo usarlo almeno? Oh. Voglio un po' di luce. Allora, qua è meglio non cadere. Ma ci danneggia comunque. Ed è riuscito a ferirci, eh. Wow. Sì, ma qua è tutta velenosa quest'area, giusto? O no? Però adesso non voglio rischiare. Lì ce n'è un altro. Qua non possiamo aprire la porta. Possiamo scendere, ma secondo me è velenoso qua. Di qua però... ma dobbiamo passarci. Secondo me... Ah no. Eliminiamolo in fretta. Vai. Pazienza, non sono riuscito a tagliargli niente, ma... Qua è velenoso, no? Ah, ok. Un'altra nota audio. Possiamo salire, però. Dobbiamo chiuderlo e prenderlo a pezzi, bit by bit. Now, I know what you're gonna say, but we've been lucky. We've been able to sweep the previous incidents under the rug. We can't keep relying on luck. I know nobody cares about the grunts down here, but God knows they will care if the media gets hold of it. Or worse, the Oversight Committee. E di qua? Dove siamo? Ah, forse siamo tornati... Forse... Sì. Sì, eravamo già passati di qua. Ma ho visto anche un... Ah, ecco, lì c'è un oggettino. Possiamo raccoglierlo? Va bene. Qua c'era un oggetto. Pure l'ho visto, eh? Ah. Possiamo saltare. Magari dobbiamo passare da qua. Un attimo, forse si passa di qua. Ah, sì. Fateci passare. Mucchio piccolo di scarti di materiali rari, va bene. Allora, quindi sì, possiamo passare anche di qua. Forse di qua facciamo prima. Dobbiamo tornare indietro.
ormai stiamo macinando livelli su livelli. Qualcosa? Ok, non ci serve. Oh sì. Attrezzatura per Lynch. Per testa però. L'abbiamo sbloccato. Ok. Quindi purtroppo serve tagliare anche questa parte qui. Tolto. Dai. Ok. Allora, abbiamo sbloccato anche il materiale per costruire la qualche parte per la testa. Però forse è comunque un giro lungo, eh? Di qua eravamo già passati. Ok, va. Direi che può bastare così per adesso. Depositiamo tutto, eh? Ok. Allora, sono contento di essere riuscito a creare il corpo centrale del nostro esoscheletro per poter illuminare le zone buie, anche se la luce non basta mai. E va bene ragazzi, allora io mi fermo qui con questo video e vi do appuntamento con il prossimo sul canale di Safutobu. Ciao a tutti!